Ciao a tutti, sono Previdio Games e oggi continuiamo con Caramona. Oddio, deve partorire, vediamo un po', scopriremo che è padre, scopriremo fra 3000 capitoli, non lo so, vediamo. Capitolo 33, il parto. E fu così che decidesti di arrivare. Che cosa hai detto? Ho detto, mi si sono appena rotte le acque, ma che sei sordo? Mark, non startene l'impalato, non è uno scherzo. Dici sul serio? No, sto dicendo così per scherzare, ma... La bambina sta per nascere? Sì! Ah! Ho paura, respira profondamente. Beh, ovvio che uno in quel momento ha paura, ha il panico. Va bene, calmati. Respira per sopportare il dolore. Non peggiorare le cose. Ai, 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 che cos'è? Cosa succede? Ma sei rincoglionito? Ma ti metto un ceffone, forse ti svegli, non lo so, cioè, penso sia una contrazione, che cos'è? Cioè, non lo so, mi sembra rincoglionito. Oddio, dobbiamo sbrigarci. Va bene, andiamo. Aiutala, mi raccomando. No, lasciala pure lì e se ne va. Scusa, mi ero dimenticato, devo portarti con me. Ma che cacchio? Mark, concentrati, mi dispiace, lo so che sei ansioso, ma mettiti nei miei panni, sono io quella che dovrei essere ansiosa, non tu. Ok, andiamo, non posso, sono bloccata. Cosa vuol dire che sei bloccata? Ho il piede fermo in questo dannato tronco. Oh, ecco, era questo il problema che diceva la tipa. Non riesci a tirarlo fuori? No, ci sono caduta dentro e non riesco a muovermi. Ai... Ok, fammi provare. Oh. Ok, sei proprio bloccata. La signora lì me l'aveva anche detto. Non dovevo correre nessun rischio. E adesso sono qui, che mi trascino in riva al lago. Uff, avrei dovuto aspettarti in casa. Oddio, non posso partorire in riva al lago. Calmati. Beh, d'altronde dove è stato concepito il figlio, tra l'altro. Fai un respiro profondo, non posso calmarmi. Non posso calmarmi, cioè in quella situazione ovviamente cosa fai? Calmarmi, ho il piede incassato in un tronco e sto avendo le contrazioni, calmati tu. Ok, hai ragione, ho detto una cosa stupida, vado a chiamare tua mamma. Beh, sarebbe ora, chiama qualcuno, senti, chiama qualcuno per aiutarmi a liberare sto cacchio di piede. E forse è meglio che chiami un medico, perché secondo me partorisce lì. Sbrigati, sento tanto male, oh cielo. Ma sta succedendo davvero? Olivia! Come hai fatto a incassarti in questo tronco? Ero qua ferma, non ho fatto niente. Ti prego, aiutami. Cavolo, Olivia, ci sei finita dentro per bene. Chi vuole un'accetta? Ne ho una in macchina. Oddio, perché un'accetta? Meglio non saperlo. È un incubo. Respira e basta. Andrà tutto bene, lo spero. Mark tornerà subito con l'accetta. 10 minuti dopo. Ah, meno male. Grazie a cielo, avevi l'accetta, ma... Dobbiamo andare subito in ospedale. Le contrazioni stanno diventando insopportabili. Blair e Max si sono già avviati. Anche Sean è partito subito quando l'ho chiamato. Dovrebbe arrivare a momenti. Saliamo sulla mia macchina. Signora Rai, con tutto rispetto, vorrei portarcela io. Vai con la mamma, vai con Sean. Io andrei via con Sean. Scusa mamma. Voglio andare via con Sean. Senza offesa, ma penso che sia una cosa che dobbiamo fare insieme io e lui. Certo cara, ci vediamo là. Già capisco, guida con prudenza. Quel ragazzo ti ama davvero tanto. È sempre stato così, lo so. Lo amo anch'io. Ti ricordi quella volta che... Mamma, cioè insomma io devo partorire questa continua ciacciarai. Per quanto mi piacerebbe stare qui a parlare, sono in travaglio. Oh, hai ragione, dobbiamo andare. Meno male che hanno tutti fretta. Il tragitto verso l'ospedale è stato veloce, lo staff ospedaliero è efficiente. Dopo neanche mezz'ora mi avevano già sistemato in una stanza, il che era perfetto visto che il dolore era sempre più forte. Ok, respira profondamente. Oddio, ci provo ma fa malissimo. Mi dispiace. Cosa posso fare per distrarti? Parlami di...
Niente, chiamo il medico. In quel momento non riusciresti a concentrarti a qualcos'altro. Cioè, provando dei dolori tremendi. Oddio mio, non voglio parlare adesso. Chiamo il medico. D'accordo. Come ti senti, Olivia? Come stavi se andiamo dalla Tasmania a pancia? È normale? Più o meno. C'è una persona fuori che vuole vederla. È Mark, vero? E lo è. Mark, falla entrare, parlaci dopo, poverino. Sono fin troppo stressata. Va bene se lui aspetta fuori? Certo. Glielo dico subito. Oddio, ok, continua a respirare. Dentro e fuori, dentro e fuori. Ci sto provando, ma non funziona. C'è qualcosa che non va. Non mi dire che fini... Cioè, il capitolo è finito così, non è durato manco... Cioè, è durato 6 minuti proprio esatti. Ma vaffanculo. Ok, vediamo. Mona, stai per affrontare l'esperienza più dura della tua vita, ma almeno non sei sola. Vabbè, l'ho capito. Scopriremo il padre nell'ultimo capitolo, secondo me. Forse, non lo so. Vabbè. Niente ragazzi, io direi finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.